Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallows Game, episodio 47 della nostra partita col Free American Empire di Donald Trump, l'America fascista, in guerra con tutti e con nessuno, e stiamo devastando tutti quanti ragazzi. La nostra coalizione Oceania, siamo noi e il Giappone, e vabbè, in realtà ci sono le Filippine che non sono mio puppet, quindi sono in guerra con me ma non fanno parte della coalizione, poi ci sono anche Siam e Stocoso, come si chiama? Mengonkukukukuku, quello lì comunque che sono dei vassalli puppet giapponesi più che altro. Abbiamo completato la conquista delle Americhe, adesso stiamo avanzando anche in Africa. Purtroppo quando attacchiamo la Francia non si capisce bene, però la Francia è capitolata, la Germania è capitolata, il Belgio, l'Olanda, Lussemburgo, l'Italia, la Svizzera, l'Austria, vabbè in sostanza tutti, anche la Polonia. Adesso questa qua è Germania in realtà capitolata, però diciamo che in realtà sarebbe Unione Sovietica occupata dalla Germania, un po' un casino. Adesso stiamo andando abbastanza velocemente qui in alto, se questi qua non si sbrigano a cadere si beccano una bomba atomica, perché mi sono rotto le balle, e andiamo poi in Finlandia e scendiamo giù, voglio fare il giro. La Norvegia è prossima a capitolare, qua abbiamo sistemato queste cose, adesso mi dice che ci sono dei problemi di ribelli un po' ovunque in Europa più che altro. Allora vediamo un secondo di gestire la situazione qua, come va? Qua sembra che non vada tanto male. Allora mi dai la metà della metà e me li sbatti qui, qui mi dai la metà della metà e me li sbatti qui, e dovremmo essere leggermente messi meglio, ok. E poi qua ovviamente dobbiamo dargli il compito anche di gestire tutta la zona, però a questo punto penso che dovremmo far uscire, e no cavolo, quando sto dando il compito a un'unità non voglio cliccare sulle mille icone che giustamente Paradox metti, cioè se sto dando un compito le icone non contano, capito? Chiaro? Anche in Europa Universalis 4 è sempre la stessa cosa, cioè. Tra l'altro ci sono un miliardo di regioni qui in Europa. La conquista così rapida è un problema perché ci lasciamo dietro un sacco di territori pieni di gente arrabbiata e ci metteremo un po' a cliccarli tutti, purtroppo. Potrei decidere di comportarmi in maniera gentile con qualcuno e lasciarlo un attimo perdere. Per adesso potremo far così. Però innanzitutto mettiamo qua questi, ma non bastano, c'è bisogno di molti più uomini. Adesso reclutiamo un po' di polizia in più. Oppa, ancora, questi, adesso non ho lasciato più niente, di lì. Oppa. E dai, quanti cacchio di posti siete? Allora, sono tutti coperti, ok. Però sono messi davvero male, quindi. Per adesso prendiamo l'Italia, Germania, allora, gentile, in modo che non rompi le palle. Te va bene come sei, 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 te non sei neanche qui. Andiamo a quelli europei, per favore. Sono caduti dopo. Allora, Francia gentile, Olanda gentile, decisamente. Belgio. Soviet Union per adesso bene così, Norway, Italia gentile, Norway gentile, la Norway va bene quello che era, Belgio gentile, Lussemburg, Lussemburg, non ho mai sentito dire Lussemburg, la prima volta che lo sento dire, da me stesso tra l'altro, Cecoslovacchia gentile, e va bene così, vediamo se questo migliora un po' la situazione perché potrebbero esserci dei problemi in futuro. Hanno perso di ieri, ottimo. Qua le guerre stanno andando abbastanza bene. Il Patton fra quanto esce, che lo voglio potenziare di brutto. 50 giorni al Patton. E poi ragazzi, sarà la fine. Adesso vediamo un po' come va la situazione. Comunque, qua abbiamo messo i nuovi piani offensivi. Sembra che stiano andando tutti abbastanza bene. Tutti abbastanza bene. Questa qui è la Romania. Ma no, non è vero, la Romania è questa, quella è l'Ungheria. Qua c'è una roba a 3, vediamo se riusciamo ad arrivare a contenere questi tizi.
questi voi 5 siete fuori di testa. Qua dovete venire. No division, mi dice pure. Dai, forza. Perché se si fregano da qua sotto potrebbe essere un vero grosso problema. Poi cerchiamo di chiuderli. Qua non c'è più nessuno, raga. Forza. Non hanno più truppe. Quante truppe avete? Cioè, probabilmente ne hanno un sacco, però mi sa che hanno finito tutto. Ci vogliono dare 91 divisioni i giapponesi. Va bene. Non so, non saprei che cacchio farci. Oh signor, io le accetto. Come faccio a dir di no? Allora, 91. 91 giapponesi. 91 giapponesi. Dove siete poi? Siete qua. O qui. Quelli sono miei. Se faccio così riesco a prendervi tutti? Troppo lontano. Così? Neanche. Devo zoomare un po'. No, niente, l'unica cosa da fare è questa. Allora, no, ce la faccio, eh. Ok, 91 click, perché non esiste un modo per farlo più velocemente. Perché se clicco qua, non mi prende quelli in mezzo, capito? Come funziona, ragazzi? L'interfaccia, Paradox, devi curare l'interfaccia. Perché in Stellaris, per esempio, quando abbiamo fatto la partita settimana scorsa, avete visto che prima di attaccare il Fallen Empire, che c'era la flotta 200k, che è una delle più potenti sinceramente che ho visto su YouTube, era assolutamente ingestibile. Con l'ausilio di alla mod siamo riusciti un pochino a velocizzare la questione. Questi li prendo perché tra l'altro sono tutti anche di livello alto. Questo qua è un veterano addirittura, quindi direi che ne approfittiamo e li mandiamo sul fronte dove interessa a noi. Allora, questi, boom, 77, quindi non li ho presi tutti a quanto pare, perché devono essere 91. Ok, '86, io ho letto, non ho detto 91, boh, vabbè, comunque sono questi. Allora, cosa ci facciamo con questi qua? Innanzitutto ci servirebbe un Field Marshal, poi capire dove sono. Li tolgo dal loro fronte, se li sposto? Non si capisce. Tu sì, tu ti sposti. Tu cosa fai? Tu sei loro. Allora, fermi. Tu. Ok, allora questi qua... Ho un tizio pastrugno, sì, tu, ti promuoviamo, vai, Field Marshal, così te li becchi tutti. E, boh, dove cavolo ti metto? Mi servi qua, mi servi qua. Allora, facciamo così. Vieni qui. Piano offensivo, proprio ignorantissimo. Ok, mi cambi colore però, e poi mi... Allora vai innanzitutto in Medio Oriente e mi cambi colore in modo che ti distingo bene. Abbiamo viola, rosso, metti il verde. Ok, strategic redeployment. E spostatevi qua. Spostatevi lì e basta, facciamo sta pazzia qui, 77 truppe, ci darà più che altro problemi di manpower, però vabbè, pazienza. Dai, fai fuori sti due. Così poi non abbiamo un sacco di resistenza lasciata indietro. Bene, allora qua, urca. Allora, abbiamo perso un heavy cruiser, ma io qua ancora... Questi qui non devono star qui. Diciamo che ti do Search and Destroy. Search and Destroy. Ok. Però mi vai anche a fare Repair Now. Ecco, fatto. Via di qua. Nella manica non ci dovete stare. Vediamo un attimo, qualche sommergibile. Sì, vabbè, ho sbagliato la scena nella manica. Abbiamo una bomba atomica. Dunque, mi sono un po' stancato effettivamente di sti svedesi, ma secondo me qua possiamo andare avanti. Cioè, abbiamo un vantaggio numerico
Quanto devo zoomare indietro per vederlo? Non me lo fa vedere. Qua è selezionato 3 unità, eccetera, vedete? Qui invece no. Dai, spingi, sono svedesi. Cosa vuoi che facciano? Voi perché non state andando? Su, forza. Forza, forza, forza. Dai, che li facciamo capitolare tutti. Allora, sta bomba dove la lanciamo? Me la tengo? Non me la tengo? Col cavolo che me la tengo. Vediamo se riusciamo a bombardare qualcos'altro da qua. Allora, i miei aerei. Venite qui. Anche questi qua qui non mi interessano. Tutti quanti qui. Ok, va bene. Porca miseria. Avremo un vantaggio pazzesco. Così facciamo una bella bomba su Bucarest. E andiamo giù belli pesanti. Appena posso la lancio. Bucarest. 3, 2, 1, boom! Molto molto bene, abbiamo finito anche la... com'è che si chiamano queste? Non mi viene più il nome. La dottrina, ok? Possiamo fare questo che ci dà più agility. Se no vediamo cos'altro c'è. Non possiamo ancora andare di lì, abbiamo fatto questo. No, questo lo stiamo facendo, questi non mi interessano. Quindi basta. Qua ci metterò un po' perché mancano ancora 33 giorni. Qua non possiamo fare più un tubo, questo aspettiamo. Magari possiamo fare un cruiser normale, questo qua. Ma questo qua è l'heavy cruiser, giusto? Questo qua è un heavy cruiser. Sì. Allora no, mi fai questo. Abbiamo ancora il cruiser di livello vecchio, attenzione. Qua, bene, abbiamo vinto. Questo invece abbiamo perso, però va bene lo stesso. Come va qui? La lista è sempre lunghissima. No, dobbiamo assolutamente tirar fuori altre truppe. Adesso vedete che avendo tolto delle truppe da qui ci sono dei casini un po' ovunque. Metterei anche un comportamento gentile in Australia a questo punto. Australia, Australia, che ha la bandiera, non è questa. Vediamo se la trovo. Sì, una di queste due. Facciamo così e basta. Il resto va bene. Il resto va bene, però a questo punto devo assolutamente tirar fuori un po' di polizia. Train. Train. Le hanno tirate fuori un sacco, però chi se ne frega, e me le metti tutte quante di qua. Ho contato tra me e moi, tutte quante qui in Maryland. Vediamo quanto manpower scompare ora. Monterò un sacco perché qua serve. No, è già stato calcolato. Ah, pensavo di averne utilizzato molto di più. Mi sto utilizzando tutto l'equipment vecchio possibile che abbiamo. Ok, l'abbiamo finito. Cacchio. L'abbiamo finito anche quello vecchio, quindi usciranno mai, però appena possibile uscite. Questo qua quanto ne produciamo? Noi ne produciamo meno 7K. Ah, ok, ne produciamo 570 al giorno. Al momento ne stiamo utilizzando 8000 al giorno, ma anche perché sono usciti quelli. Niente, qua dovremmo aspettare. Magari se tutti sposti lì è meglio, non lo so, però così un'idea. Sono tutti sulla costa, non so perché non vadano qualcuno in centro. Potrebbe essere più utile, penso. Non lo so. Questo è un aspetto del gioco che assolutamente non conosco ancora. Allora, qua facciamo che li ammazzate tutti. Qua siamo riusciti a tenerli dentro. Bene, allora qua mi fai così e vai forza. Bene. La bomba l'abbiamo già lanciata su Bucaresti. Ma cosa è successo?
Siamo andati avanti e abbiamo perso. Non lo so, ma c'è troppa roba per controllarla tutta. Quindi andiamo avanti così, tranquilli e basta. Livello di aerei. Qui. 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 E qui. Come siamo messi qua? La Jugoslavia è capitolata. Va bene. Ok, English Channel, almeno gli facciamo fuori un po' di tizi. Qua dovremmo essere in grado di partire, giusto? Via tu. Quando è che parti? No, ti mancano un po' di giorni, quindi fallo quando sei pronto. Quella è capitolata, bene. Adesso andiamo avanti. Questa qui è già mia, sì. Dopo dobbiamo dichiarare guerra anche alla Grecia. Qua non so se stanno arrivando già le nuove unità, ma va abbastanza bene. Va abbastanza bene. E dopo andrei al Cairo, però a questo punto, Medio Oriente, mi pigli il... Tu vai, appena arrivi. Tu vai, però te mi riduci il fronte fino a qui, ok? E ti ridò il compito di andare per sicurezza. Mentre te ti do un nuovo compito offensivo che è prendere l'Alamein e via discorrendo. Perfetto. Cancellami quello vecchio a questo punto. Bene. Penso che tu lo possa fare abbastanza agevolmente perché non vedo truppe nemiche in sostanza. No, qua mi ha accorciato quello sbagliato. Allora. Questo. Questo qua lo cancelliamo proprio. Ok. Va bene. Tu invece... Lunghi. Va bene. Perfetto. Qui chi c'è? Abbiamo perso un sottomarino. Ma va bene lo stesso. Dai, tu che sei veloce vai lì e tu invece vieni qua. Qua sta andando abbastanza bene. Vediamo da questa parte... sì, stiamo sfondando in Belgio. Qua dobbiamo scendere giù da quella parte di lì. Dai che li stiamo schiacciando da tutte le parti. Qua non c'è proprio nessuno. Sfondate ragazzi, sfondate. Avete il compito offensivo tutti, spero, sì. Tu magari stai un pochino più tranquillo. Ma dovrebbe andare bene. Qua invece tutti compito offensivo, ottimo. E anche qua andrei bello potente, perché sinceramente non c'è più nessuno. Ok. Ottimo. Allora, abbiamo la prossima bomba. Fra quanto? Abbiamo 25 reattori nucleari. Dai, vai giù di lì. Stiamo andando molto molto veloce. Poi invece un pochino più lentamente. Ridò il compito d'attacco perché alcune volte si imbambolano e non vanno, non so perché. Tipo adesso non stanno facendo un tubo. Cioè qua non c'è nessuno e non vanno avanti. Perché? Dai. Ok, qua siamo sbarcati, ottimo. Attenzione che però siamo assolutamente in inferiorità numerica, quindi... Stai semplicemente un attimino fermo, ti tieni riga e basta. Ti tieni riga e basta. Ok. Dai che ci siamo quasi. Adesso andrei a bombardare. La National Unity di questa è 53. Questa è 75. Qua possiamo bombardare. Non abbiamo la bomba, però appena ce l'abbiamo possiamo. Vabbè, andrei su Sofia. Andrei su Sofia. Vediamo un po' cosa succede a queste truppe. Sono curioso di capire cosa gli succede. Però mi sa che non perdono proprio nulla. No, quella lì forse è morta. Non si sa. Questa era l'aereo che l'ha sganciata. E vai. Ok, fantastico. Dai su che possiamo andare dritto per dritto. Qua quanto manca? Ancora un po'. Qua non siamo ancora arrivati al confine, aspetterei un attimino.
Qua perché rimanete indietro? Ah, perché il vostro fronte si è allungato. Allora facciamo una bella cosa. Questo lo accorciamo. Ok. E allunghiamo questo qui. Perfetto. Allora, qua stiamo ottenendo banco. Vieni di qua a aiutare. A riga. Possiamo dichiarare guerra anche a questi. Andrei a farlo subito. Così mi fai così e la chiudiamo immediatamente. E la guerra alla Grecia. Aspetterei giusto un secondo. Giusto un secondo perché qua dobbiamo ridistribuire un attimo il piano rosso. Abbiamo la bomba, sì, l'ho già lanciata. Qua come va? Quanto ti manca all'invasione? Metà del tempo. Va bene. Allora, qua devo dichiarare guerra a chi? Grecia e Finlandia. Entro praticamente il 20 ottobre. Possiamo fare le cose con calma, non c'è bisogno di strafare, però qua sta andando bene davvero. La Lituania è capitolata, che strano. Cerchiamo di unire un po' qua la questione, andare un pochino più svelti. Qua sta andando bene. Dai, forza. No, cancella questo, che non mi piace. Continua a fare quello lì vecchio e basta. Ok, dai, su. I giapponesi sono stati completamente superati. Adesso dovremmo avere un sacco di truppe in più perché abbiamo tutte quelle regalate dal Giappone. 647. Va benissimo. La Svezia è capitolata, bene. Allora a questo punto si dichiara guerra alla Finlandia. Vichinghia, calmati. Pigliamo questo tizio e gli diciamo che il suo fronte è questo. Beh, allora tu, il tuo fronte è questo qua. Ah, perché non è ancora capitolato. Ho capito. Allora facciamo che lo diamo a lui, perché avendo lo stesso colore è davvero un casino, non si capisce un tubo. Dovremmo per forza fare una cosa del genere. Adesso cade anche la Norvegia, però di sicuro. E a questo qua gli diamo questa linea offensiva qui. Ok, cosa è successo? Ah, perché mi hanno ciulato. Allora, vieni qui, mi fai così e basta. Perché ora sono ancora un pochino stupidi come piani, ma appena dichiariamo guerra alla Finlandia, ovviamente avranno molto più senso. Siamo ancora a un mese di distanza, quindi possiamo prendercela comoda. Facciamo cadere prima questa e poi dopo andiamo in Grecia senza. Questo è il tipico esempio di cazzata che fa questo gioco. Allora, mi spieghi che cavolo vuol dire questa cosa? Cioè, che senso ha che il piano era da qui e ho deciso di girarlo? Infatti qua non vanno avanti perché sono dei cretini. Allora, sei tu. Cancella questa cosa orrenda, per favore. E mi fai un piano offensivo. No! Dai. Non così. Allora, premendo CTRL posso dire ok. Così. Oh. Perfetto. E adesso questo. Così. Ma partendo da quell'altro. Quindi facciamo qui, premo CTRL, gli dico di partire da questo. Perché no, division. Non è contiguo con quello lì. Ok, no, va bene, tranne che queste qua dovranno stare su questo ripiano, perfetto.
Tu puoi andare adesso, che dovresti spingere un po' di più. E tu spingi, basta. Ok, quindi qua la situazione è a posto. Abbiamo più Asia noi che altri ormai. Qua sono arrivati bene. Ok, allora adesso possiamo fare veramente Justify War Goal ancora contro questo qua, senza sprecarlo per la 250esima volta. L'Arabia Saudita è capitolata. Sono capitolate tutte assieme, va bene. Allora, fermi. Fermi. Pigliamo questi e gli diamo questo piano qui. E questo piano offensivo qui. Atene e Sparta. Tutti quanti. Cancella quello che va a Sparta. Ma che cavolo, che palle. Che palle, allora 1, 2, 3, va bene, 28, 29 divisioni, siete 29, perfetto. Perfetto, dai, che preso quello, poi te vai in Turchia. Mettiti in posizione. Aspettiamo giusto un secondo che vadano in posizione, tanto siamo un mese in anticipo. Questi qua aspettiamo che arrivino lì e poi possiamo fare il giro. Bene, molto molto bene. Allora, visto che questa è capitolata, in realtà non cambia praticamente nulla rispetto a prima, se non che... No, non cambia assolutamente nulla, niente. Non cambia niente. Questi stanno andando avanti abbastanza benone. Bene, questi. Dai, che poi attacchiamo Tripoli. Attacchiamo Tripoli e ci pigliamo la Libia. Andiamo a mettere Gheddafi al suo posto. Povero Gheddafi che è stato ucciso da Sarkozy. La Norvegia è capitolata. Ok. Allora. Vichingia. Cari gialli. Venite fin qua. Ok. Andate. No. No, 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 no. Non fatemi incazzare, vi prego. Sono così rilassato, perché fate le cazzate? Questi qua che vanno in mezzo al mare. Passate da qui. Probabilmente è meglio passare in mezzo al mare piuttosto che lì, effettivamente, però. Dai, forza, fateli fuori. Sì, che ci mettono sempre un sacco di tempo. Cioè, vanno più veloci qui in Europa, abbiamo conquistato più velocemente l'Europa che l'America del Sud. C'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non cosa. Ok, dai, basta lamentarsi. Tu, declare war, conquer. Questi qua entrano gli alleati, va bene. E tu sei pronto a partire. Ok, siete già partiti, fantastico. Bravo. I viola. I viola possiamo mandarli in Turchia, che siete voi. Continuate ad andare avanti. Justify War Goal Turco, Istanbul, vai. Continua a farli fuori. I Balcani sono stati presi. Qua com'è la situazione? Pessima. E qua com'è la situazione? Wow. Però sembra che stiamo vincendo lo stesso, quanto pare. Bene. Sono sbarcati gli inglesi. Ok. Sono sbarcati gli inglesi. Andiamo a mettere a posto la situazione. Ci sono altri inglesi che sbarcano. Quasi è troppo lunga sta cosa, non riesco ad avere tutte le informazioni necessarie. Ma va bene. Allora, calma e sangue freddo. Tu fra quanto parti? 16 giorni. Ok. Lo sbarco degli inglesi. Facciamo una bella cosa. I viola, venite qua. Metà di voi e riconquistate la situazione. Dopo vi mandiamo da qualche altra parte. Per adesso va bene così. Qua purtroppo devo per forza utilizzare il mouse perché con la rotella non sale. Ok, dai che qua stiamo avanzando, spero. Perme, perme. Perché non vedo la gente cavalcare verso Mosca? Dai.
Forza. Perché non andate? Non c'è nessuno. Ok, ragazzi, l'episodio è finito. Siamo andati avanti nei Balcani e nella... scritto Free American Empire anche in Europa ormai, nella Scandinavia. Nel prossimo episodio dichiariamo guerra alla Finlandia e poi scendiamo giù da nord con questi qua. Qui va abbastanza bene, adesso c'è stato un piccolo sbarco qui, però penso che riusciremo a risolverlo abbastanza velocemente. Cerchiamo di tagliarli subito fuori, così non hanno più supplies. Perfetto. E poi dovremmo gestire probabilmente con i viola. Sì, facciamo così, con i viola andiamo a prenderci il Portogallo, che in realtà dovrebbe averne un po' di truppe. Qua mi dice che ne ha addirittura un centinaio, quindi sono davvero un sacco per il Portogallo tutte quelle truppe lì però, eh. Bisogna capire un attimo dove sono. È caduta anche l'Arabia Saudita, quindi stiamo andando abbastanza forte. A questo punto potremmo attaccare anche l'Etiopia. Però vorrei prima congiungere questi due fronti, così metà la mandiamo per conquistare questo pezzo d'Africa e l'altra metà invece va verso sud. In Asia va tutto meravigliosamente, in Europa continuiamo a avere delle perdite qui. Qua va bene e qui va bene, ok. No, lì in realtà sono state le vittorie, non delle perdite, o sconfitte, serve la parola più adatta. Qua la Svezia si è presa lì, ma per adesso va bene così. Cerchiamo di tenere bene forte qua. Gli alleati che avevano respinto indietro i comunisti ora sono stati schiacciati indietro da noi, fantastico. E quindi si ritrovano qui dove non possono stare in teoria. Ci sono 72 tedeschi, quanto pare, in territorio straniero e penso anche senza supplies. Noi li abbiamo, loro no. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Vi ringrazio per tutti i mi piace che avete messo finora. Vi chiedo di metterne ancora tanti per supportare sia la serie che il canale. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo al prossimo episodio. GG a tutti.